Le semifinali playoff sono iniziate con il blitz del Benevento al Tombolato. Il 2-1 con cui la squadra di Bucchi ha vinto in rimonta costituisce una forte ipoteca sulla finale. Per ribaltare il risultato, il Cittadella dovrà vincere sabato al Vigorito con almeno 2 gol di scarto. Questa sera invece, ore 21, tocca al Pescara, al Bentegodi, contro il Verona, di fronte ad una cornice di oltre 10.000 spettatori. La squadra ha sostenuto ieri pomeriggio in Veneto la seduta di rifinitura. Non filtrano particolari novità. Resta vivo il ballottaggio sulla corsia mancina, testa a testa tra Del Grosso e Pinto, con Pillone che dovrà valutare se il terzino di Giulianova ha completamente recuperato dal trauma alla caviglia presa all'Ernitana, altrimenti si affiderà al giocatore pugliese arrivato dal Parma nell'operazione Macin. Balzano, Bettelle e Scognamiglio saranno i titolari degli altri ruoli e poi Memusciai, Brugman e Crecco, Marras, Mancuso e Sottil. Ugo Campagnaro è pronto e sarà importante a gare in corso, anche ipotizzando un eventuale passaggio alla difesa 5 nell'ultima parte di gara se Pillon dovesse ritenerlo opportuno. Nel Verona, fuori causa Zaccagni, Colombatto è in vantaggio su Danzi per la sua sostituzione. In attacco sono in deciso rialzo le quotazioni del sudcoreano Lee, che potrebbe prendere il posto di uno tra Matos e Laribi. Per il resto, Aglietti confermerà per 9 undicesimi la squadra che ha battuto il Perugia ai supplementari sabato scorso, con Pazzini pronto a subentrare dalla panchina per fare staffetta con Di Carmine o per giocare in coppia con l'ex perugino se l'Elas dovesse avere bisogno di un potenziale offensivo al massimo. Dei due bomber scaligeri così parla chi li dovrà disinnescare, il totem biancazzurro Gennaro Scognamiglio. Come si contengono dei giocatori che una palla che toccano la trasformano in oro? E con l'attenzione, ma come dicevo anche prima, con la voglia e la determinazione di portare a casa il risultato, di arrivare al sogno che ognuno di noi spera di avverarlo, quindi sicuramente la voglia fa la differenza in queste occasioni. Per il difensore campano l'opportunità di riprendersi quella Serie A che nel 2016 proprio il Pescara gli sfilò via quando indossava la divisa del Trapani. No, sicuramente fa male ancora per perdere quella finale in quel modo. Come dicevo anche prima, potrei riprendermi quello che ho perso quell'anno, però dobbiamo andare piano perché comunque abbiamo prima una semifinale da affrontare contro un'ottima squadra che è il Verona e pensiamo una partita alla volta, quindi sicuramente dobbiamo preparare al massimo questa partita e poi giocarci il ritorno in casa, quindi sicuramente dobbiamo preparare bene, come dicevo, e affrontare questa partita come se fosse una finale. Hai giocato tante partite spareggio, alcune andate bene, altre meno. Come si preparano appunto? No, queste partite secondo me prevale la voglia di vincere, di conquistare il sogno, di avere più voglia degli altri. Al di là della condizione fisica, secondo me la condizione mentale in queste partite conta molto di più e noi dobbiamo essere bravi ad arrivare con la testa giusta.